venga qua. No, Marco, vieni qua, vieni qua, vieni lì. No, non mi dà fastidio. Ah, ti do fastidio, mi sposto. Allora, io introduco... Viene, anche il regista adesso viene di qua. No, io introduco, poi sono l'eminenza oscura, poi vado dietro la camera. Benvenuti in questo nuovo video del canale dell'editrice Quillan. Oggi abbiamo riunito la banda nello studio di Guido, del Guido Nazionale, e faremo una chiacchierata insieme a lui. Sei pronto? No. Va bene, allora ci siamo. Non siamo mai pronti. Si accomodi. Guido, devi parlare forte, se no non ci sentono. Allora. Che parli in italiano, in inglese? Ma è comprensibile, no, inglese no, che parli. Inglese ci parlano in Inghilterra. Il dialetto cesenato. Ma si può fare. Dialetto. Vabbè, però aspetta, abbiamo parlato della banda, ma ne manca uno. E mi ricordo... Ti racconterò due storie parallele, no? Una, che ci fu, questo, ero su a Spilimbergo, durante questa mostra che aveva chiesto di portare in Italia gratis, solo sì, con le spese di trasporto, e di cosa fu montata, non a Spilimbergo, ma all'Estance. Ok. Nell'ala dove si facevano i seminari, no? Ed è vero quello che dicevi, che venne Mimmo, un fotografo napoletano di nome Mimmo, che guardò la mostra in compagnia di un altro fotografo, che non mi ricordo chi fosse, e uscendo, io ero di dietro le sue spalle, ma forse mi aveva anche visto, non ebbe problema a dire ad alta voce che era una mostra del cacchio. Va bene, gli era piaciuta. Non gli era piaciuta, ma io ricordo ancora la prima Arte Fair di Bologna, la primissima, dove ci furono molte fotografie esposte. Molti galleristi americani, tipo Lund, aveva Friedlander, altri avevano aveva anche dei Walker Evans piccoli. C'era la mostra di Bowles, e c'era in un'altra galleria che veniva dall'America, Shore, con un Common Place. E incrociai Fontana proprio all'ingresso della mostra. Io entravo, lui usciva, e c'era una fotografia di Sassi da un Common Place, e Fontana, guardandomi, esclamò che era una minchiata, insomma, non se ne ricordo le parole, no? Poi è successo che a Spilimbergo, o meglio all'Estance, ero lì per un seminario, perché ci andavo tutti gli anni, no? Pagavano anche bene, era un bel posto, c'era gente simpatica, c'era l'albergo gratuito, l'hotel, si mangia bene, eccetera, eccetera. Tutti gli anni avevano la bontà Walter Liva, in primis, Casani, Paolo Costantini, mi invitavano fare questi seminari di una settimana. Walter Liva, ero lì con i ragazzi, mi fa: ah, Guido, facciamo una mostra di Lewis Bowles, lo invitiamo a fare un seminario e tu gli fai da assistente. Ho detto: ma forse più semplice solo. Dammi i numeri di telefono. Mi ha dato i numeri, ma io pensavo che fosse una roba del tempo, no? Dopo mezz'ora mi dice: oh, go telefono, sor, che vien, ha detto che vien, che vuol fare delle fotografie dei luoghi, come si chiama, i luoghi dove si fanno gli scavi archeologici, un sito archeologico di Trovagno, un sito archeologico che
fu subito trovato, essendo Aquileia poco lontano, essendo al mio seminario un professore della sezione di archeologia di Trieste, in combutto con quelli di Roma, alla facoltà di archeologia, alla Sapienza. Ecco, e quindi Scholl venne pochi mesi dopo, fotografò a Spilimbergo, si facevano il ritratto a vicenda. Quello in bianco e nero con gli occhiali rotondi? Lui mi fece con bianco e nero e io li fece sì. A colore, no? Sì. Poi partimmo, io non sapevo l'inglese, solo non sapevo l'italiano ovviamente, no? Quindi c'era qualche scritto, la Katia soprattutto, che ci accompagnava, no? E andammo a Aquileia, no? Andammo a Aquileia, siamo stati lì qualche giorno, c'era anche Sua Eccellenza. C'ero anch'io, se mi ricordo. Però Sor era un solitario e non amava gli studenti intanto che lo faceva. Sicuramente sì, non c'aveva un figlio in particolare. Insomma, no. Aveva chiuso con gli studenti a Spilimbergo, no? Mentre lì aveva trovato la scappatoia per fare i cazzi suoi. No? Mm. E perché stava fotografando degli scavi archeologici in Messico. Stavano lavorando i ragazzi nei scavi archeologici, anch'io ho fotografato quegli scavi, ci siamo fatti la fotografia io e lui, mi ha chiesto di fotografarlo mentre saliva su una quelle gru dall'alto per fotografare, lui fotografava tutto il piano di lavoro dello scavo, no? E io da terra fotografavo lui super aria con le ruote, col campo, insomma, no? Però non l'ho visto mai, gliel'ho mandata, non l'ho mai visto. E lui è un puntino da suonare. Non si vede, insomma. Non hai mai visto le foto che aveva fatto? Non l'ho mai visto, ho visto qualcosa delle foto che aveva fatto, ma non molto. No, quella gliel'ho mandata io, ma non l'ho mai visto usata da lui. Uh-huh. Forse c'era un per piccolo. Forza, era troppo piccolo. Era troppo piccolo, non si distingueva a suo in alto. E a cena mi ricordo che a un certo momento venimmo a parlare della mostra. Ecco, un indizio. Questa cosa fu fatta dopo la mostra. Mm. Perché in quell'occasione parlammo della mostra che era stata organizzata a Düsseldorf e lui prese il coltello per il manico del manico e cominciò a fare dei segni in consulti contro l'aria, no? E poi si alzò e si diresse verso la parete vicina. Urlando i Baker, io gli do una coltellata. Ah, sì. non gli piacevano i Baker, me lo ricordavo più sobrio, avevano scritto nel testo, no? C'era un testo dei Baker, no? Si passava Iovis di lì e era rovinato. Si mette nel mezzo, rischiava. Lui si lamentava che ci stavamo tardi e lui era pronto per andare a lavorare da un'ora. Era mattiniero? Vabbè, voi italiani sempre approssimativi, rilassati. Figurati se andavi in Spagna. Poi mi ricordo che quando arrivò all'aeroporto andammo a prendere prima, no? È arrivato con un cassone che aveva messo in bagagliaio nell'aereo, un cassone di quelle casse dove ci stava 2025, ci sta il panino, ci sta panino. Tutto. Era una Dierdorf? A Dierdorf, sì. Cosa? C'è un aggancio con il banner. Io
vacanti eravamo seduti al tavolo in una stanza di un ristorante e, nella porta, c'era la porta di dietro al conto che eravamo qui io, vacanti e lui lì, e lì c'era una porta che si andava di là c'era Zannier, Franco Fontana, quello là, giornalista di Milano che ha lavorato a Praga. Ah, che ha scritto Ripellini. No. Quello che era andato per la rivoluzione di Praga. Ah, e De Biasi? De Biasi. De Biasi? De Biasi, poi sì, no, lo chiamavano italiano pazzo perché faceva delle fotografie allora, quando tutti avevano paura, insomma, è arrivato in mezzo alle rivoluzioni. È arrivato Franco Fontana. Ah, piacere, piacere. Poi vorrei fare, facciamo uno scambio di fotografie. Lui che aveva detto male di Sciorro. Mm. E dopo abbiamo chiesto tramite Katia cosa ne pensava di Fontana, dello scambio. Mm-hmm. Cazzo! Ah, Sciorro è così esposto. Era un brutto. Si poteva anche senza salutare. Era, è un brutto Sciorro. E di Zanni disse che era un gentleman. Non ti sento. E tu hai cominciato a fotografare in bianco e nero, no? E non a caso, no? Anche recentemente hai stampato un libro che hai edito da Mac dove ci sono i tuoi lavori dal 68 al 1981, mi sembra di ricordare. E però... Dal 68. Com'è? Dal 68 al 1981. Qual è il libro? Questo qua. Lo facciamo anche vedere. Va bene, va bene. Va bene, e quindi tu hai cominciato col bianco e nero, sei tornato al bianco e nero pur pubblicando lavori datati e l'altra volta, quando ci siamo visti l'altra volta, che era più o meno più di un anno e mezzo fa circa, parlando di Eggleston mi dicevi che è un autore che apprezzi, che molte delle sue cose ti sono piaciute, ma non lo metteresti proprio in cima alla tua lista di autori preferiti. Tra i tuoi autori preferiti immagino ci siano Evans, Freelander, Winogrand, Adams, Frank, Cesare, tutti autori in bianco e nero. Quindi ecco, volevo chiederti come sei passato al colore, perché in effetti no, apprezzi anche parecchio il bianco e nero, mi sembra di capire. Io la risposta che davo all'epoca era che sono passato al colore quando mio padre, dopo le insistenze di mia mamma, ha comprato finalmente la televisione a colore. È vero. E quindi hai cambiato il modo di vedere il mondo, praticamente. Ma il colore l'avevo fatto anche nel 68, con le Kodachrome, anche con un 6x9 della Linhof, diapositive però, no? Sì. Però poi era troppo caro, non potevo... Ma poi la stampa all'epoca non rendeva bene. La diapo sì, ma la stampa non era tanto controllabile. Poi non, ma soprattutto non c'era un laboratorio che io potesse... Potresti seguirti bene. Sì, altrimenti c'erano dei laboratori... Sì, ma la resa comunque non era eccellente. Tu pensa che... Il colore al cinema c'era da tanto tempo, ma in effetti nel cinema proiettano la pellicola. Il problema era la stampa cartacea del colore. La stampa cartacea non era prevista, tanto più che erano per amatori di pellicole a colore in negativo. Sì. Per fotografie della domenica. Sì. Non erano usate in tipografia, dovevi fare la diapositiva. Non è negativo, no? Io infatti fotografavo per un giornale tanti anni fa, gli mandavo le diapositive, no? Che non ti chiedevano. E in Italia i fotografi, se chiedevi di fotografare col negativo, ti strabuzzavano gli occhi. Ma comunque le stampe non duravano, i negativi non sono andati a male di quelli di quella generazione lì. Sì, perché poi usciva fuori tutto il magenta. Tornando a Sciorro, quando quella volta lì proprio ci raccontò che quando ci fu la mostra nel 75, la mostra
New Topographs. Lui aveva delle fotografie a colore ed era usanza che il museo di Rochester comprava solo in bianco e nero tutte le fotografie che erano esposte, no? Allora, siccome il museo era della Kodak, non potevano non sapere che quelle fotografie non duravano. Non avevano un'archiviabilità. Non duravano, no? Solo che non potevano dirlo. Però non potevano dirlo, però siccome dovevano acquistarle, non le volevano. Le hanno acquistate lo stesso, perché come si fa? Vabbè, spalle al muro. Dovevano acquistarle per tutti forza. Tutti facevano come Eggleston, che stampava in dai trance. Bisogna avere soldi per stampare. In Italia il Dai Frances lo faceva solo cosa? Veronese. Mi ricordo $1,000,000 per la prima stampa, $8 per la seconda. Vabbè, come dico, io avrei cominciato la seconda subito. Esatto. E quindi quello che successe che Rochester, l'officina, la fabbrica, organizzò subito un congresso con degli fisici importanti, chimici importanti, e poi ci sono i primi studi per la durata della pellicola, le nuove pellicole e le nuove carte uscirono nel 75, 74, dice solo, però qui in Italia arrivarono sicuramente dopo. La Kodak dava, mi sembra, 35 anni l'Ektachrom, una cinquantina d'anni. No, non l'Ektachrom. Sì, sì, il Kodachrom come durata del colore, invece sulle stampe e sul negativo ufficialmente davano 4 anni, che poi non vuol dire che sparisse dopo 4 anni. 4 anni non è tanto. No, però non è che spariva. Vittorio, in realtà non era più stampabile con la stessa filtratura. Cosa fare adesso? Piero, tu volevi chiedere qualcosa sul colore a Guido? No, ma semplicemente che notavo che molte volte faceva un doppio scatto. Una col colore e una col bianco e nero. Col colore per economia faceva con bianco e nero. Ma poi diceva, ma però anche il colore. Quindi molti scatti sono doppi. Uno col bianco e nero. Prima col bianco e nero e poi col colore. Oppure qualche volta faceva verso, col colore e poi. Poi ho cominciato a riflettere sulla committenza, che in fondo chiedevano delle fotografie documentarie, e il documentario per me era anche che era colore, se documenta di più, documenta anche il colore, non solo il tono, no? Ma a prescindere dalla committenza, se tu avessi avuto la possibilità di lavorare per conto tuo, avresti comunque fatto il passaggio al colore o saresti rimasto a bianco e nero? Oppure ti fa una domanda più difficile: se la committenza avesse chiesto il bianco e nero, tu saresti passato al colore? Se la committenza fosse... avesse richiesto il bianco e nero, no, tu saresti passato comunque al colore? Ci sono delle committenze comunque che non avevano problemi, a parte che non avevo committenza. Adesso le ho, ma all'epoca... poca roba, insomma, no? Sì, sì. La domanda era provocatoria, ma non era per dirti che le facevi su committenza. No, era per capire se questa scelta è stata comunque una scelta principalmente tua, più che indotta, intanto, insomma, dall'esterno. Cioè, devo dire che sono passato radicalmente al colore quando nel 84 non avevo più la camera scura. Ok. Se quando a un certo momento non ho più la camera scura, sono costretto a usare il colore, perché il bianco e nero non c'era nessuno che me lo stampava, no? Sì. E c'era anche Treviso, che era arrivato in questa nuova banda, Silvio, questo gruppo di persone, di giovani che avevano messo su questo laboratorio in un ex allevamento di polli. Come Margaret Cameron, uguale. Margaret Cameron cosa aveva? Aveva allestito il laboratorio, la stanza,
diciamo, lo stanzino dove teneva i polli l'aveva adibito a camera oscura. Sì, sì. No, non è che era obbligatorio passare al colore. Non era obbligatorio. Tra virgolette, obbligatorio. Però era conveniente. Ma poteva essere anche più comodo per te. Più comodo perché ero sempre avanti e indietro, non stavo più in camera oscura. Esatto, certo. Quindi consegnavo. Avevi anche più tempo per fotografare, no? Avevo più tempo per fotografare, ma poi. Ma io ho il vantaggio che le commissioni non le avevo, quindi io confesso a Roma, no? Che io avevo uno stipendio di merda, no? Diciamo 1 milione al mese, no, 1 milione. E non so in quale periodo, anni 70? Prima 82, delle, dicevi prima 82 cioè, prima. Sarebbe 1100 euro adesso. Sì. Equivalente di 1100. Però avevo... Ma in teoria 1 euro erano 2000 lire, quindi l'equivalente di 550 euro, 1.100. Sì. Allora... Il potere d'acquisto della lira era superiore a quello dell'euro, sì, certo. Sì. Improvvisamente era raddoppiato tutto. Insufficiente a comprare la pellicola, assolutamente insufficiente. Però avevo dei fondi di laboratorio che mi davano ogni anno 5.000. Che io potevo spendere in macchine fotografiche o aggiornamento di che cosa o con pellicola. E io mettevo in elenco scatole di pellicola che usavo per i cazzi miei. Dopo hanno cominciato a darmi dei lavori da fare in facoltà, no? E mi sono sputtanato tutte queste pellicole per merito dell'università, se no non avrei potuto farlo. E quindi ho privilegiato andare in giro a colore piuttosto che in bianco e nero, che non avevo potuto. Infatti ho un armadio pieno di pellicole, sai, di 20-25 in bianco e nero che sono ancora da stampare. Ectapan. Da T-Max a Trix, Trix soprattutto. Ma come si sono conservate le prime pellicole a colore? Che hai fatto? Qualcuno, adesso non ho guardato, comunque 2 anni fa ne ho fatto, ho trovato una scatola di pellicole del viaggio in Germania, ancora non sviluppate. Ah, non sviluppate, no, io dico quelle sviluppate. Comunque quelle sviluppate sono venute. Sono mantenute bene. Quelle non sviluppate hanno l'alone attorno, no? Attorno. Passano 20 anni che... E quelle sviluppate invece? Quelle sviluppate mi sembra bene. Tu invece, Francesco, perché fotografi ancora in bianco e nero? Io sono le domande che facciano tanto ai fotoamatori, no? Però... No, non è che io guardo la realtà in bianco e nero, no? Però la riconosco in bianco e nero e non a colori. Okay. Uno. Un'altra cosa è che non avendo una disponibilità, allora cosa facevo? Ho sempre lavorato in digitale, a parte all'inizio, perché in questo modo potevo stamparmi le cose con la fotocopiatrice. Ok. E da solo mi facevo i montaggi, queste cose. E poi mi aveva colpito molto perché, a parte un periodo iniziale brevissimo, quando ho conosciuto Guido, che avevo fatto delle cose a colori, anche con la 20-25, che poi l'ho abbandonato subito. Ma mi colpì una frase di Tarkovsky, quando diceva che il bianco e nero era più vicino alla verità psicologica. Siccome mi interessava molto la psicologia, tra virgolette, perché lavoravo con dei ragazzi disabili, per cui inizialmente fece tutta una serie di ritratti a loro, e sentivo che col bianco e nero mi potevo avvicinare di più a quello che io percepivo dell'essenza del ritratto di una persona che aveva di fronte, questo è uno. Ok. Poi lui dice del televisore a colori, ma se vi ricordate prima dell'arrivo dei televisori a colori c'erano degli schermi
multicolori che si attaccavano da sì, ma erano orribili. Però vedi, c'ha la ragione Virilio, il filosofo, no? Quando sì. dice che siamo passati a un certo punto dalla trasparenza, cioè dal guardare attraverso la finestra, alla transapparenza, alla televisione, sì. anche la televisione che ti induce a scoprire il colore, paradossalmente. Senti Guido, chiudiamo la parentesi del colore con quell'aneddoto che raccontavi, ci raccontavi anni fa, che mi è rimasto impresso. Raccontavi un aneddoto legato a Eggleston.